un programma presentato da Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione lamiere e creazioni in ferro battuto, via Toniolo 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e bentornati a Sportissimo, la lente di ingrandimento di Fano TV sullo sport del territorio. Puntata numero 19, o se preferite la prima della seconda stagione. Invariata la formula, come forse avrete potuto apprendere dallo spot. Continueremo nella nostra esplorazione di questo mondo, raccontandone le storie, i personaggi e i risultati. Naturalmente mostrando un occhio di riguardo verso l'attualità, ma senza trascurare le più diverse discipline. E tra le discipline che sul territorio hanno maggiore seguito, sicuramente la pallavolo, e con la pallavolo apriamo questa nuova stagione, perché siamo alla vigilia del via del campionato di A3 2023-2024, ai nastri di partenza anche quest'anno la Smart System Fano, di cui ospitiamo il nuovo allenatore Paolo Tofoli. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. E Simone Roscini, che è di Paolo Tofoli è il vice, oltre che amico da una vita. Buonasera anche a te. Buonasera. Dicevamo di un campionato che partirà domenica prossima, 15 ottobre, trasferta subito impegnativa, perché da quest'anno Fano è inserita nel girone sud, cambia direi tanto rispetto allo scorso anno, ambienti molto meno ospitali, squadre molto dotate sul piano agonistico, oltre che, mi pare quest'anno, anche sotto l'aspetto tecnico. È così, Paolo? Sì, sarà un girone importante, difficile, anche che affronteremo delle trasferte molto lunghe, praticamente andremo via sempre in due giorni, perché andiamo tre volte in Puglia, una volta in Sicilia, una volta in Calabria, tre volte anche vicino a Napoli, insomma, ma ci sono anche squadre ben attrezzate, ne conto 4, 5, 6, insomma, quindi sarà un campionato difficile, complicato, che e sarà molto molto importante non lasciare punti in giro, insomma, perché magari quel punto o due magari faranno la differenza alla fine. Tra le avversarie meglio equipaggiate sicuramente Banca Macerata, con cui la Smart System si è testata domenica scorsa. Possiamo vedere qualche immagine di questa amichevole che si è giocata al Palace High-End, formazione guidata dall'ex Castellano, che a sua volta non fa mistero delle proprie ambizioni, le ambizioni che però ha dichiarato anche la Smart System. Si punta ad un campionato di vertice dopo il precedente lusinghiero dell'anno scorso, e in questo senso anche la squadra è stata allestita di conseguenza. Sì, è stata allestita una squadra buona, come sono buone anche tante altre squadre. La nostra è una squadra formata da qualche giocatore esperto, ma anche da parecchi giovani che mancano un po' d'esperienza a giocare anche a certi livelli. Quindi abbiamo grossi margini di miglioramento, di crescita, e speriamo, insomma, di arrivare alla fine al top. Naturalmente incrocio le dita, perché vincere non è mai facile, quindi ci sono tante componenti, tanti fattori che possono incidere, però noi ci crederemo fino alla fine e cercheremo di dare grosse soddisfazioni a Fano, a tutti i tifosi. L'esperienza per certi versi entusiasmante della stagione passata porta però in dote anche qualche insegnamento. La Smart System, allora Vigilar, fu protagonista assoluta della stagione per lunghissimi tratti, a lungo in battuta, al vertice della classifica. Poi però i campionati si decidono nei play-off, e nei play-off non si è arrivati nella condizione migliore. Allora qual è il segreto? No, il segreto è appunto arrivare alla fine al top. Dopo certo puoi dominare tutta la stagione, però alla fine quello che conta è vincere i play-off, perché ci sono stati anche delle volte i campionati, in base anche alla mia esperienza, anche da quando ero giocatore, che magari fai un campionato, una regular season. C'è stato anche l'esempio illustre di Perugia lo scorso anno in A1. Bravo, Perugia l'anno scorso che arrivava era prima, ha sempre vinto. Senza poi, perdere praticamente un senza punto. Perdere le partite, poi aveva perso. Quindi bisogna arrivare al top sia psicofisico a fine marzo, ad aprile, quando conterà veramente. Certo,
la regular season bisogna affrontarla bene e cercare di vincere il più possibile. Però anche perché ci si deve assicurare comunque una posizione confortevole. Bravo, appunto, bisogna arrivare a una certa posizione, però in un certo senso la regular season serve per allenare, per arrivare ai playoff. Però non è sempre così, però serve per crescere. Come ho detto prima, a maggior ragione, noi abbiamo anche dei giocatori che devono crescere, ci sono dei giocatori giovani che si devono fare esperienza e quindi ben venga. Cos'altro ci si porta dietro, Roscini, dell'avventura dello scorso anno? Ma io spero il grande entusiasmo che si era creato durante tutta la stagione. È vero che purtroppo poi nel momento chiave non siamo arrivati al 100%, però è anche vero che abbiamo sicuramente fatto un campionato molto molto positivo, creando appunto tanto entusiasmo nei nostri tifosi. Il palazzetto alla fine era sempre pieno, quindi io mi auguro che, ecco, appunto, tutto quel calore che abbiamo avuto soprattutto nella parte finale della stagione, ma comunque anche durante, diciamo, la regular season, i tifosi ci sono sempre stati. Quindi io mi auguro di ripartire con quell'entusiasmo che ci possa aiutare magari anche a vincere qualche partita complicata. Un entusiasmo che si è respirato anche in occasione della presentazione ufficiale di sabato scorso. Anche in questo caso abbiamo delle immagini, una situazione utile anche in qualche modo a riprodurre il grande amore che fanno per la pallavolo e la storia della Virtus, che continua ad essere in qualche modo ripercorsa attraverso le nuove generazioni, un volume di 500 tesserati che dà la misura dell'importanza che ha anche sul tessuto cittadino questa società, di cui Paolo Toffoli è tra l'altro espressione. Sì, beh, Fano ha grandissima tradizione di pallavolo. Se partiamo indietro, c'è stata la 1 femminile, no? C'era Lisa Infissi nei fine anni 70, primi anni 80, poi è arrivata la pallavolo maschile, siamo stati sempre in A2, poi c'era stato nel 2000 il salto in A1, poi retrocessi, però a Fano si respira sempre l'aria di pallavolo. Tutti hanno giocato a pallavolo, tutti sanno fare un palleggio, un bagger. Io sono cresciuto qui a Fano, dopo ho avuto, diciamo, la mia carriera, però ecco, è anche bello. Diciamo, dall'altra parte sarà difficile, soprattutto magari anche per me, per il Roscio, che magari qua a Fano sono tutti anche allenatori, perché tutti sanno di pallavolo, quindi vediamo quando le cose, ok, vanno bene, ma quando andranno anche male, perché tanto nell'arco di un campionato ci sono alti e bassi. Bisogna vedere, sai, gli amici allenatori ti vengono a chiedere e dicono, purtroppo è questo, come magari succede ad alti livelli a Modena, che tutti, anche il fruttivendolo, alimentari, il tabaccaio, sanno tutti di pallavolo, la P1, P6, sanno, capito, come funziona la pallavolo. Quindi pubblico competente ed esigente con il quale ha grande familiarità anche Roscini, però tutto sommato credo un pubblico anche molto comprensivo e molto attento e vicino alla squadra. Sì, c'è grande competenza. Come diceva Paolo, la pallavolo a Fano è sempre stato uno sport di alti livelli, e quindi anche la gente che ci ha sempre seguito negli anni chiaramente ha imparato a comprendere bene il gioco e le varie caratteristiche che possono portare una squadra appunto a disputare grandi stagioni. Questi sicuramente sono caratteristiche anche, ecco, però di positive, nel senso che uno respira un'aria particolare, proprio perché la gente è appassionata, ti segue, chiede informazioni, e quindi è anche, diciamo, una cosa molto stimolante per noi per cercare di fare sempre il nostro meglio. Proviamo ad analizzare i tratti distintivi della squadra che è stata messa in piedi e che tra l'altro è stata ritoccata necessariamente in corso d'opera, perché è noto come la Smart System abbia dovuto rinunciare al suo posto Rodriguez, che è stato peraltro rimpiazzato più che adeguatamente dallo slovacco Mikalovic. Come avete assorbito questo contrattempo e se Mikalovic è davvero in grado di garantire un ulteriore salto di qualità? Ma sì, Peter Mikhailovic è un giocatore di alto livello, diciamo da una settimana che ha ricominciato a toccare la palla, anche se durante l'estate ha fatto lavoro fisico, quindi ci vorrà un po' di tempo. Io piano piano l'ho inserito anche la partita con Macerata dei giorni scorsi,
ha giocato quei 2,5 set, però diciamo il vero Mikhailovic magari si vedrà fra un mesetto, perché tanto lui è come se avesse ricominciato la preparazione una settimana fa, quindi è un po' indietro, però essendo un giocatore di una alta caratura ci potrà dare una mano, ma molto molto importante. Che squadra ti riprometti comunque di presentare? Quali le caratteristiche? Ma la nostra squadra secondo me ha caratteristiche buone a muro, siamo una squadra che secondo me a muro siamo bravi, dobbiamo migliorare un po' la battuta, il livello di battuta, ma quello è anche se battiamo meglio, muriamo anche meglio, tocchiamo meglio. Quello che dobbiamo migliorare è un po' l'attacco, il cambio palla, ci stiamo insomma lavorando, però ecco, è una squadra nuova, siamo in una fase di costruzione, dobbiamo migliorare un po' tutti, su tutti i fondamentali, e dovremo anche essere forti, lo dico sempre ai ragazzi, di testa, che come diciamo prima andremo anche in campi magari difficili, che veramente bisogna mettere la testa dentro uno scatolone e pensare solo alla partita o coi paraocchi e non sentire il pubblico che magari fa molto chiasso, casino, quindi lì dovremo essere bravi, quindi forti mentalmente, e questo si creerà magari l'amalgama, l'affiatamento con il passare del campo delle partite. Un assaggio già domenica per il debutto, e in questo caso possiamo mandare in onda un'immagine che riproduce il calendario. Si va a Lecce o Tricase contro un avversario che ha fatto bene nelle ultime stagioni e che credo sia in grado di riproporsi a quei livelli. Il debutto casalingo avverrà la settimana dopo con Napoli, che forse invece è una delle formazioni, diciamo così, di retroguardia, almeno sulla carta. Che debutto sarà, Pao? Ma debutto non facile, perché Tricase, Lecce ha fatto una buona squadra, anche loro è una squadra abbastanza nuova, diciamo dei vecchi tra virgolette che già giocavano lì, cioè Mazzone e Ferrini, due schiacciatori, i due posti 4, hanno cambiato la diagonale palleggiatore e opposto, hanno Arguelles che è un giovane che giocava in nazionale con il nostro Federico Roberti, e hanno preso un palleggiatore portoghese, José Monteiro, che è esperto. Quindi insomma da prendere veramente con le molle questa partita, sarà difficile, poi è un campo dove c'è molto, molto tifo, molto calore, dobbiamo essere bravi. Poi sempre la prima partita, il debutto, noi dovremmo essere concentrati a giocare bene, a fare il nostro meglio e a cercare di dare sempre il massimo. Ci saranno momenti difficili, ma come ci saranno momenti difficili in tutto nell'arco del campionato, e lì dobbiamo essere bravi a non mollare mai e a essere sempre lucidi. Io ai miei ragazzi dico sempre lucidi, momenti che magari le cose non vengono, ok, stiamo lì, giochiamo, stiamo lì, non tra virgolette sbraghiamo, capito? Sbraghiamo, cioè dobbiamo essere sempre a giocare a un certo livello. I buoni giocatori non hanno alti e bassi importanti, piccoli, però devono sempre giocare a non al di sotto di un certo minimo. Concentriamoci adesso sulla coppiata Toffoli-Rossini. Ora vi conoscete da una vita. In questi casi è più facile il compito, nel senso che ci si capisce con uno sguardo, oppure diventa paradossalmente un po' più complicato, perché magari si ha un po' di ritrosia nel far notare magari una cosa che non va o che non funziona perfettamente? Bah, per quello che riguarda me, io penso che sia una cosa positiva, cioè nel senso, io Paolo lo conosco ormai da una vita, quindi il rapportarmi con lui è facilissimo, quindi può essere uno sguardo, può essere una parola, però secondo me è, per quello che riguarda me, come dicevo, è molto semplice, non c'è nessuna complicazione. Per te Paolo invece Roscio credo sia il complemento ideale anche dal punto di vista caratteriale. Roscio è il perfetto secondo. No, Roscio, anche da quello che so, ha fatto il secondo a tantissimi allenatori bravissimi, e lui si è sempre comportato al top. Avere Roscio come secondo è un lusso. Lui ha fatto il secondo a tanti allenatori in A1, quindi grandi allenatori. Quindi no, poi come ha detto Roscio, meno male ci conosciamo da una vita. Potrebbe essere un valore aggiunto che magari ci può aiutare a essere molto più affiatati e a comprendere magari tutte le cose, i vari fattori che possono succedere all'interno di un campionato, della squadra, quindi a discuterne, ma soprattutto per costruire insomma
una squadra vincente. E a proposito di vita da palestra, io mi metto nei panni di un palleggiatore allenato da Paolo Toffoli, in questo caso Partenio e Mazzon. Non credo che la vita sia semplicissima, ci si sente un po' gli occhi addosso, è così? Ma no, io cerco sempre di aiutarli, di medesimarmi, no? Magari anche no? Nella squadra che hanno, come magari potevo giocare io, cerco di dargli sempre dei consigli, insomma. Magari posso capire magari momenti difficili che uno in cui si può trovare, insomma, quindi, ma no, anzi, io devo essere, spero, di aiuto per i palleggiatori in qualsiasi momento. Mi possono chiedere come giocare, come tirarsi fuori da delle situazioni magari difficili, quindi io sono solo d'aiuto, non devo essere una complicazione per loro. Nello sport si abusa spesso dell'espressione leggenda. Ora, nel caso di Paolo Toffoli, però, il termine mi pare appropriato. E con lui approfittiamo per fare un salto indietro di una trentina d'anni abbondanti, perché spieghiamo come mai il termine leggenda sia in questo caso indicato, perché Paolo Toffoli ha vinto qualcosa come 2 titoli mondiali, 5 titoli europei, 2 argenti olimpici, 1 bronzo olimpico e poi a livello di club 3 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa dei Campioni e lasciamo perdere tutti gli altri accessori. Vediamo come è nato tutto. A dire il vero, l'anno prima già l'Italia era salita sul tetto d'Europa e poi in quella sera di Rio de Janeiro, pressappoco di questo periodo, Italia-Cuba, finale mondiale. Cos'è successo, Paolo? Cosa è successo? Che abbiamo vinto. Io fui convocato da Velasco nell'89, così eravamo una squadra outsider, perché l'anno prima, le Olimpiadi di Seul, l'Italia era arrivata undicesima, mi sa. E quindi nell'89 già vincemmo l'Europeo in Svezia e l'anno dopo, con queste immagini qua, nel Mondiale a Rio de Janeiro diventammo campioni del mondo. Fu una cosa incredibile. Da lì un po' c'è stato anche il boom della pallavolo. La pallavolo non è che era vista tantissimo, da lì hanno cominciato a seguire anche la pallavolo. Anche per l'Italia era effettivamente una realtà di secondo o terzo piano stabilmente. Sì, sì, ma io mi ricordo, lo dico sempre, no? la classica Gazzetta dello Sport, la pallavolo era sugli sport vari, no? Sai che una volta c'era sport vari, c'erano le due righe. Dopo, grazie ad essere diventati campioni del mondo, abbiamo sempre una mezza pagina sulla Gazzetta, quindi ci riconoscevano. Poi ma noi siamo stati sempre bravi, diciamo, quella nazionale lì, a vincere ogni anno qualcosa. Non siamo stati una meteora, infatti dopo siamo diventati 3 volte campioni del mondo, 90, 94, 98, ma ogni anno vinceva il campione del campionato d'Europa, World League. Vediamo l'ultima palla servita da te, sì, a Bernardi, World il League, punto decisivo, sì, la tua, sì, esultanza. Cioè, mi viene un po', tanti anni fa, lì giovanissimo, 90, tantissime, 33 anni fa. La famosa generazione di fenomeni, anche in questo caso, non è che l'espressione sia fuori luogo. Oltretutto, 4 anni dopo, anche in questo caso, abbiamo delle immagini, Italia-Olanda, hai già accennato al fatto che in quegli anni l'Italia era stabilmente ai vertici mondiali, mancò solo l'oro olimpico per una serie di circostanze, ma francamente questo ridimensiona molto relativamente quello che siete riusciti a fare con tuo tocco di prima intenzione nella finale con i Tulipani, che anche all'epoca, insomma, si facevano valere. C'è chi dice che la pallavolo rispetto ad allora adesso sia un altro sport, è proprio così? Ma i tempi sono cambiate anche le regole. A questi tempi qua c'era il cambio palla, adesso c'è il rally point system, si doveva battere solo dalla parte destra, poi si è passato a battere su tutta la linea, ma la pallavolo sì, è cambiata. Adesso c'è da dire che si è forse un po' più velocizzata, bisogna dire anche che adesso si tira anche più forte. Si tira forte, ci sono giocatori mari alti, molto più agili, più veloci negli spostamenti. Una volta magari uno alto 2 metri o sopra i 2 metri era un po' più lentino magari nei movimenti, in generale sto dicendo. Adesso, ma io penso anche in tutti gli sport, perché anche dal calcio al tennis ormai gli atleti sono tutti alti e si muovono velocemente, come magari una volta si muoveva uno alto 1,70, cioè, capito, per dire. Però sono cambiate un po' le regole, ma secondo me il cambiamento importante è stato il rally point system, ha cambiato molto il modo di giocare. Una volta c'erano anche più schemi. Una volta, se ti ricordi, arrivò in Italia il mitico Kim Uchul, che secondo me è stato il palleggiatore più forte al mondo, che aveva 100.000 schemi, incroci vari. Adesso
poco vedi magari questi giochetti, incroci, cioè sì, c'è l'attacco della pipe dalla seconda linea dal centro, che magari una volta non c'era, però una volta c'erano più schemi, più cose. Invece adesso gioco molto rapido, veloce, sulle bande e attacco dal centro con variazioni dei primi tempi. Grazie a Paolo Tofoli, allenatore della Smart City Stefano, anche per questa pagina Marcord. Grazie a Simone Roscini, che è il suo vice. In bocca al lupo per il campionato che si apre domenica. Noi torniamo fra qualche minuto. E veniamo ora verso il calcio, campionato di Serie D, primo successo per la classifica, in realtà il secondo sul campo per l'Alma, che domenica al Mancini ha superato il Termoli con una carambola d'inizio ripresa su palla inattiva, quelle palle inattive che sembrano rappresentare la risorsa principale in chiave offensiva di una formazione, quella granata che si sta distinguendo in questa sofferta parte iniziale di stagione per la sua tenuta difensiva, un solo gol al passivo in 6 partite ufficiali, conteggiando anche quella di Coppa Italia. Ma vediamo cosa è successo domenica al Mancini. Una partita avara di emozioni al cospetto della formazione granata, un Termoli in chiaro affanno che veniva da una pesantissima sconfitta interna con il Roma City. L'Alma ha giocato con prudenza, in particolare nel primo tempo, in cui raramente è riuscita ad incidere, non ha fatto certamente di più la squadra avversaria, mentre vediamo l'unica conclusione del primo tempo da parte della squadra di Scorsini con Cardinali. Alma che nel corso della ripresa ha alzato il baricentro, ha spinto con un pochino più di convinzione e ancora una volta su palla inattiva è riuscito a sbloccare il risultato, che consente di alimentare una classifica che era diventata terribilmente asfittica di seguito allo 0-3 a tavolino decretato dal giudice sportivo in relazione alla gara di Fossombrone. I fatti sono noti, l'Alma che si era imposta sul campo per 2-0 è stata sanzionata perché ha schierato un giocatore, Riggioni, squalificato al termine della stagione sportiva precedente quando vestiva la maglia del Fossombrone. Il Fossombrone ha ritenuto di dover presentare ricorso e ha ottenuto appunto i 3 punti a tavolino, così come il regolamento prevede. Dicevamo di un'Alma che ha concesso ancora una volta pochissimo, in pratica questa l'unica palla gol che il Termoli ha fallito proprio nel recupero. Avremmo voluto approfondire i temi di questa partita e quelli offerti da questa prima parte della stagione con qualche ospite dell'Alma Juventus Fano, ma il nostro invito è stato declinato per motivazioni che non ci sono state fornite, che francamente facciamo fatica a cogliere. Prendiamo comunque rispettosamente atto e proviamo ugualmente a sopravvivere, accontentandoci delle parole che a fine gara sono state proferite dall'allenatore granata Marco Scorsini. Sapevo benissimo che il Termoli ha un organico di assoluto valore, che è una squadra che, anche se in questo momento non ci stanno venendo dei risultati, ma è una squadra di qualità, una squadra fisica, una squadra di esperienza che andava assolutissimamente affrontato con grande attenzione, con grande intelligenza, perché questa è una squadra che, se gli lasci spazio davanti, ti fanno male. Sono giocatori di grandissima qualità. I miei ragazzi hanno interpretato la partita in maniera perfetta, perché avevamo preparato un primo tempo, sapevamo benissimo che faceva molto caldo e che avevamo bisogno, noi abbiamo fatto un lavoro molto duro in questo periodo, e quindi noi siamo partiti diesel, un po' perché le gambe erano diesel, e il secondo tempo siamo andati a benzina, e un po' per mia scelta abbiamo alzato 20-25 metri quinti, e quella è stata la differenza, perché il primo tempo li aspettavamo un po' bassi, frutto di una predisposizione tattica di un certo perché, e il secondo tempo anche un po' pensavo che loro calassero fisicamente, così è stato, e noi abbiamo preso proprio il ping del pallino del gioco nel secondo tempo, e c'è stata
una squadra che veramente ha fatto un'ottima partita, perché dopo l'1-0 Lombardo fa un miracolo su Mancini, perché sennò la partita era chiusa dopo l'1-0, e noi alle tante bocche di fuoco, forse non voglio sbagliare, concediamo una palla gol. Velocemente i risultati e la classifica. Per quel che riguarda i risultati, Samuele Tettese che si conferma sul campo del Vasto Girardi, mentre il campo basso cade su quello del Roma City. Il Fossombrone dal canto suo è raggiunto proprio in coda al recupero da Riccione. Questo non impedisce alla formazione metaurense di continuare a guidare la classifica, anche se diversamente sarebbe stato primato solitario. Fossombrone che, come vediamo, conduce la graduatoria con 11 punti, accanto proprio a Samuele Tettese e Chieti, che sono due grandi deputati di questo campionato, assieme anche all'Aquila, che risale a quota 9 insieme a Roma City. Campionato di eccellenza ora, è una squadra che si sta mettendo in grandissima evidenza in questa prima parte della stagione, è l'Urbino LMV, di cui ospitiamo il presidente Marco Lucarini, buonasera e benvenuto. Buonasera. Ed Ivan Santi, direttore generale della società Feltresca. Dicevamo di un Urbino che, dopo il passo falso, peraltro con motivazioni molto precise, incassato in casa con l'Urbania, che aveva inanellato in quell'occasione la quarta vittoria consecutiva, si è rilanciato alla grande imponendosi per 4-2 sul campo del Monte Granaro. Abbiamo le immagini di questa partita ricca di gol e di situazioni, a partire da un episodio sicuramente favorevole all'Urbino, l'espulsione di Rossi del Monte Granaro, che ha consentito alla squadra di Ceccarini di giocare 11 contro 10 il resto del match. È sempre un vantaggio avere l'uomo in più, però bisogna anche gestire l'uomo in più. È stato così, Santi? Beh sì, è stata una partita dove noi subito abbiamo cercato di approcciarla in maniera molto positiva. Venivamo da questa sconfitta un po' immeritata per quanto riguarda un po' come era venuta, per una serie di episodi che ci hanno un po' penalizzato, e quindi i ragazzi erano desiderosi veramente di fare una prestazione importante. Quindi siamo entrati con il piglio giusto e abbiamo approcciato la partita nel miglior modo possibile. È chiaro che al 35esimo giocare con un uomo in più ovviamente ci ha leggermente favorito, ma devo dire che è stata una gara interpretata nel migliore dei modi. Un Urbino, vediamo dalle immagini, subito aggressivo, convinto, e che ha sbloccato la situazione, lo vedremo tra poco, con un gol di Montesi, tra l'altro come altre reti di questa partita, un'esecuzione di buonissima fattura. Sì, devo dire che abbiamo appunto... Mentre vediamo anche l'episodio dell'espulsione, sulla quale c'è poco da dissentire. Sì, un doppio giallo, il numero 8 del Monte Granaro effettivamente ha fatto un paio di interventi scomposti, e l'arbitro è stato in questo caso molto bravo, insomma, a leggere subito la situazione. Ecco il gol, questo è di Montesi, veramente un gol di pregevole fattura, ma ci piace sottolineare, forse non so se l'abbiamo visto, ma proprio tutta l'azione costruita in una maniera veramente importante, quindi partita dal nostro capitano Dalla Bona, che domenica ha fatto una partita sontuosa, e quindi è stato il primo gol che un po' ha sbloccato la partita. Poi è successo che il Montegranaro l'abbia ripresa su questa situazione, sì, diciamo atipica, una rimessa lunga. Vi siete fatti un po' sorprendere? Sì, ci siamo fatti un po' sorprendere in maniera un po' ingenua. Purtroppo questa palla che da fallo laterale è venuta in mezzo all'area, un po' di indecisione da parte dei nostri centrali, e abbiamo preso questo gol. Poteva essere una situazione che ci poteva danneggiare anche a livello psicologico, invece i ragazzi sono stati bravissimi, perché dopo pochi minuti abbiamo subito fatto il secondo gol con Esposito. Questo è il terzo. E a quel punto avete dilagato, perché magari in queste circostanze la squadra che aveva raggiunto il pari e che si trova nuovamente sotto in 10 contro 11 molla un po'. Sì, è quello che è successo. Effettivamente noi abbiamo dato questa sferzata, siamo stati bravi a continuare a giocare, a continuare a provare a chiuderla definitivamente. Sono venuti due gol, tra l'altro anche l'ultimo, questo bellissimo di Tamagnini, e abbiamo portato a casa questa importantissima vittoria, devo dire, importantissima. Una vittoria, Presidente, che acquisisce ancora maggior valore alla luce delle defezioni che lamentavate la vigilia di questa sfida.
Sì, infatti la cosa positiva è quella, eravamo tutti molto curiosi, io per primo, di capire come rispondeva la squadra, no? Visto le assenze importanti che avevamo. Invece i giocatori sono stati molto bravi, io dico sempre, parlando col direttore, ma non solo, che comunque in panchina abbiamo un maestro, un fenomeno del rettangolo di gioco, quindi sa come preparare le partite. Ci riferiamo ad Antonio Ceccarini. Ci riferiamo ad Antonio Ceccarini, esatto. E quindi diciamo che tutti interpreti delle partite, anche quelli che partono dalla panchina, ogni volta che subentrano, comunque sono chiamati in causa, rispondono sempre presenti in maniera importante. Tra l'altro credo che l'Urbino abbia fatto molto bene proprio la prima mezz'ora, quando eravamo 11 contro 11, facendo delle belle trame di gioco, creando diverse occasioni, e quindi siamo rimasti molto contenti. Un Urbino che è partito con il piede giusto, una sola sconfitta a fronte degli altri risultati tutti favorevoli. L'avevate messo in preventivo questo avvio così convincente anche sulla scorta della bella performance della passata stagione? Sì, diciamo che siamo molto convinti del lavoro svolto quest'estate, no? A livello innanzitutto societario, perché io penso che insieme al direttore Ivana abbiamo fatto un ottimo lavoro, insieme anche agli altri dirigenti che ormai seguono la squadra da un po' di anni. E cerchiamo di ponderare ogni anno i passi, ma i passi che facciamo sono tutti nella direzione della crescita, no? E con la speranza di dare un futuro all'Urbino, insomma, duraturo nel tempo e che faccia crescere un po' tutto l'ambiente, non solo l'aspetto tecnico dell'Urbino. Quali sono i criteri santi che avete seguito nel corso dell'estate, partendo comunque da una base che offriva ampie garanzie? Sì, la prima cosa effettivamente abbiamo mantenuto l'ossatura dello scorso anno, dove abbiamo fatto un bel campionato, quindi siamo ripartiti dal mister, che ovviamente, come diceva il presidente, rappresenta, è una garanzia per Urbino, ma un po' la sua esperienza in questi campi, insomma, si vede lontano un miglio. Poi avete anche un allenatore in campo. Abbiamo un allenatore in campo, bravissimo, come dicevo prima, Dalla Bona, che è arrivato ai 40, è effettivamente un allenatore in campo, sa guidare i ragazzi in maniera eccezionale, oltre ad essere un grandissimo giocatore è anche una grandissima persona, e quindi anche nello spogliatoio i ragazzi lo rispettano in maniera totale, e quindi questo è lui rappresenta un po' lo stimolo per i nostri giovani, per le nostre generazioni future, che cercano di prendere il più possibile da questo signore, che è veramente un faro in mezzo al campo. Come avete tarato i nuovi innesti? Beh, allora, chiaramente i numeri lo dimostravano. Lo scorso anno facevamo un po' fatica a concretizzare la mole di gioco che sviluppavamo. Anche l'anno scorso ci riconoscevano, noi andavamo in tanti campi, andavamo nei campi insomma anche importanti, abbiamo sempre fatto la nostra partita giocando a viso aperto, giocando un bel calcio. Purtroppo avevamo delle difficoltà nella fase realizzativa, quindi chiaramente abbiamo cercato di concentrarci un attimo su quelle che potevano essere queste difficoltà, e quindi cercare dei profili che in qualche modo colmassero queste lacune. Ora dico che non è che abbiamo risolto i problemi definitivamente, abbiamo preso sicuramente dei giocatori importanti di categoria che speriamo ci diano quelle soddisfazioni che l'anno scorso magari qualche volta sono venute un po' meno. Ecco, questo è stato il primo approccio che abbiamo avuto. Poi ovviamente, ecco, abbiamo sistemato quelle situazioni dove credevamo insieme al mister che potevamo in qualche modo soffrire, e abbiamo portato ad Urbino dei giocatori comunque, ecco, come dicevo prima, di categoria. Questo penso che sia anche un aspetto importante, rispettando il budget, che per noi è la cosa fondamentale, rispettando dei principi che purtroppo, ecco, dobbiamo mettere al primo posto, anche forse prima dei risultati. Poi dobbiamo essere, insomma, consapevoli che questo per noi rappresenta un aspetto fondamentale da rispettare, insomma. La filosofia che mi pare di cogliere è quella di dare stabilità all'Urbino crescendo un po' alla volta. Assolutamente, fondamentale. E stiamo predicando questo, stiamo cercando di passare una mentalità, e diciamo che
al momento le cose stanno andando come vogliamo. Oltre a questo, se ci sono anche risultati, vuol dire che si sta operando bene un po' in entrambe le fasi, no? Sia amministrative, di gestione, che anche tecniche. Questo è ancora più gratificante. La credibilità di una società si misura poi anche dalla risposta che si ottiene dalla gente. È una risposta, esatto, che vi soddisfa? Sì, tanto, tanto. Quindi veniamo poi dal derby con l'Urbagna, che è stato, credo, un evento eccezionale. Erano anni, forse se non decenni, che non si vedeva un pubblico di questo tipo. Vogliamo continuare con questo entusiasmo, continuare a dare credibilità, farci seguire dagli urbinati, non solo, e cercare di tornare a essere un po' il faro del Montefeltro, ecco, dare credibilità a un progetto, alla squadra di calcio. Poi quest'anno veniamo da una fusione col settore giovanile, finalmente, sulla quale stavamo lavorando da anni. Anzi, per questo ringrazio anche pubblicamente Peppe Righi, il presidente dell'NFT, e quindi diciamo gli intenti sono comuni in Urbino. Ma se io dico la parola Serie D, che effetto vi fa? La Serie D sicuramente è prima della I, no? Eccellenza. Sicuramente no, viviamo giornata dopo giornata. Credo che da novembre si inizia a fare sul serio, viste le prime 10 giornate, credo che ci sono squadre che ancora si devono esprimere e quindi ci sarà da battagliare tanto. Poi vedremo in primavera l'Urbino come sarà messo, a quel punto cerchiamo di capire quale può essere l'obiettivo finale. Per adesso accontentiamoci delle indicazioni dell'ultimo turno, andiamo a verificare i risultati. Quale, Santi, quello che sorprende di più? Ma, quello più eclatante, no? Questa sconfitta dell'Urbagna, che veniva da 4 vittorie, e vedere questo 0-4 effettivamente forse nessuno se lo aspettava. È stata una sorpresa un po' per tutti. Sono le contraddizioni di inizio stagione? Ma sì, ci sta. Ovviamente dobbiamo considerare che ancora ci sono tante contraddizioni, tante squadre che ancora in qualche modo hanno cambiato tanto e quindi stanno riorganizzandosi, cercando insomma di soluzioni tecniche che ci vuole, per le quali ci vuole un po' di tempo. Oggi è stata una giornata un po' particolare perché il nostro campionato ha perso 3 allenatori. Ma quasi va in fretta, insomma. Sì, diciamo che la pazienza non abita qui. La pazienza, vabbè, questo chiaramente è legato un po' ai risultati che sono venuti meno, credo. Parliamo di Tolentino, Montegranaro e Azzurra Colli. Ovviamente forse un po' presto, no, per tirare delle conclusioni 5 giornate, però per chi ha fretta magari di arrivare in alto, effettivamente sono già può essere pregiudizievole. Classifica: Urbino davanti a tutti insieme all'Urbania, dalla quale avete rimediato l'unica sconfitta in circostanze che avete raccontato, e quella civitanovese che avete battuto in casa sua. Che riflessioni vi suggerisce? Ma che Civitanovese non mi sorprende assolutamente, si era vista che era un'ottima squadra, una rosa abbastanza completa. Ovviamente, secondo me, lì davanti nelle primissime posizioni manca sicuramente il Macerata, manca ancora, secondo me, il Kappa Sport, Montecchio, Gallo, San Giusto, sono tutte ottime formazioni. Il Tolentino stesso ha fatto molta fatica, anche il Colli, vederlo ultimo fa un certo effetto, ecco, però come dicevo sono convinto che tra qualche giornata vedremo i veri valori e le squadre inizieranno a venire fuori. Ecco. Ci sono squadre che hanno storie importanti, con piazze importanti alle spalle, questo può essere un vantaggio da una parte, però rivelarsi anche un'arma a doppio taglio, perché le pressioni sono maggiori, sì, rispetto a quella che può essere invece la vostra realtà. Sì, condivido. Tra l'altro, i primi anni mi ricordo che Urbino si parlava spesso della storia di Urbino, però la storia... Non fa punti. No, non fa punti. Quindi fondamentale la storia, non sempre i nomi fanno punti, quindi è importante creare un organico, quindi creare un gruppo, una squadra completa il più possibile nei reparti, capire le caratteristiche tecniche e creare un gruppo. Ecco. Credo che l'Urbino abbia lavorato bene, ma lo stia facendo da qualche anno in questa direzione, pur avendo, ecco, dei budget diversi da altre società, però cerchiamo con il lavoro di questi anni di, ecco, riuscire a dar fastidio a queste realtà importanti che ci sono nel nostro campionato. Guardiamo il prossimo turno, Santi. Un
un turno dove noi cercheremo di confermare questo trend. Al di là della sconfitta con l'Urbania del derby, abbiamo subito ripreso il cammino come ci auspicavamo. Incontreremo una squadra comunque importante come Monte Giorgio, e che prima di domenica retrocessa, e che prima di domenica aveva fatto 4 pareggi in 4 partite, poi domenica ha incontrato la Maceratese e ha perso in casa, quindi è comunque una partita molto complicata. Chiaramente speriamo noi di recuperare un po' di ragazzi che, vabbè, gli squalificati sicuramente, abbiamo avuto qualche problema fisico, quindi ecco, se cercheremo di recuperare un po' questi che sono venuti meno la trasferta, l'ultima trasferta. Però ecco, mi piace sottolineare la forza di questo gruppo, perché domenica a Montegranaro abbiamo avuto diverse assenze. Ma questo è un gruppo importante, un gruppo che sta dimostrando il valore anche in quei ragazzi che hanno giocato di meno, si sono fatti trovare subito pronti. Questo per noi è una cosa importantissima, su cui basiamo molto del nostro futuro. Grazie allora a Marco Lucarini, presidente dell'LMV Urbino, grazie al direttore generale Ivan Santi, avremo sicuramente occasione di rincontrarci. Senza. Noi torniamo fra qualche istante. Restiamo al calcio per occuparci del campionato di promozione, dove come già l'anno scorso si sta distinguendo come protagonista la SD Sant'Orso 1980. Accogliamo il vicepresidente Antonino Canapini, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. E l'attaccante Nicola Tanfani, buonasera anche a lui. Buonasera, grazie per l'invito. Un Sant'Orso reduce da una vittoria pesante, quella ottenuta sul campo del Marina, un 3-2 in rimonta, le cose si sono messe decisamente male a un certo punto, sotto di 2 gol. Sì. Poi si sa, nel calcio moderno può cambiare tutto nell'ultima mezz'ora, soprattutto per chi ha cambi importanti da spendere, così Canapini. Esatto, è stata una vittoria esaltante, il primo tempo ho giocato non molto bene, siamo andati sotto di 2 gol, poi come dici te Andrea, il secondo tempo i cambi ci hanno fatto la differenza, nell'ultima mezz'ora siamo riusciti a fare 3 gol, di cui l'ultimo a 5 minuti dalla fine, quindi è stata una vittoria veramente esaltante. E tra i cambi anche Nicola Tanfani, allora prima domanda, ti sta un po' stretto questo ruolo di chi entra e magari risolve oppure va benissimo così? Ma diciamo che in questo momento va bene, comunque sta andando tutto bene, quindi bisogna anche accontentarsi, no? Nella vita, e quindi per il momento mi accontento, poi dopo il mister sa che se vuol cambiare qualcosa mi farò trovare pronto e a lui le scelte, non vorrei mai essere nei suoi panni, ecco. Il bottino comunque era guardevole, 2 gol, hai anche propiziato, e stiamo seguendo a questo riguardo le immagini di Villa San Martino Sant'Orso, l'autogol che ha fruttato il pari in quella circostanza. Ma torniamo alla partita di Marina, un Sant'Orso che pare si stia abituando a risultati eclatanti. Non era andata nella maniera migliore la settimana prima, sì, col Vismara in casa, dove forse vi siete un po' fatti prendere dall'appetito, è andata decisamente meglio domenica. È una squadra che ha queste caratteristiche quest'anno? Sì, sicuramente sarà da regolare un po' la difesa del centrocampo, perché ultimamente stiamo prendendo troppi gol. Però è una squadra costruita bene, sono dei ragazzi di valore e i giovani, quest'anno che ne abbiamo cambiati diversi, sono tutti di qualità, quindi i presupposti secondo me ci sono tutti per fare un ottimo campionato. La storia del calcio insegna che dopo una promozione, quella che avevate conseguito nella stagione precedente, la stagione successiva sia un po' di assestamento nel campionato nuovo che si va ad affrontare, poi se la società è solida, le ambizioni ci sono, si ritocca quel telaio di squadra per puntare più in alto. È stato così anche nel vostro caso? Sì, esattamente. Abbiamo mantenuto l'ossatura, diciamo, difensiva e di centrocampo e abbiamo ritoccato soprattutto l'attacco, dove lo scorso anno eravamo quasi dipendenti da Bomber Messina. Avendo preso quest'anno Tanfani, Donati e lo stesso Muratori, siamo riusciti a completare
la fase, diciamo, d'attacco più importante. Non è un caso che tornando allo scorso anno il vostro periodo più negativo sia coinciso proprio con l'assenza di Messina? Esattamente, esattamente. Infatti l'anno scorso eravamo dipendenti da Messina, che ci ha fatto 3 anni strepitosi, però purtroppo, avendo avuto l'infortunio in quella fase lì, siamo andati in grosse difficoltà. Credo che comunque per un attaccante sia sicuramente più gradevole giocare in una squadra votata all'attacco, sempre propensa a cercare il gol, piuttosto che in una squadra bottonata. Sì, certo, siamo una squadra che comunque scendiamo in campo sicuramente né per perdere né per pareggiare. Sicuramente cerchiamo sempre di far bene ogni partita, anche perché non ci sentiamo inferiori a nessuno. Noi vogliamo scendere in campo e dimostrare quello che sappiamo fare. Le ultime partite, come ha già detto Tony, ci siamo fatti trovare un pochino impreparati, ma più che impreparati un pochino scarichi mentalmente, e ci hanno punito subito, ma si è visto già nella risposta dell'ultima partita del secondo tempo, dove ci hanno finito di stuzzicare nei primi 45 minuti. Abbiamo saputo rispondere, secondo me ci è servita la lezione, la squadra è cambiata molto, anche ieri sera gli allenamenti comunque a livello mentale molto più concentrati, molto più cattivi su tutti i palloni. Ci ha fatto bene qualche strigliatina d'orecchio a inizio del campionato così. Quando una squadra ha propensione per il gol, tra l'altro, e la dimostrazione è venuta domenica scorsa, una partita non è mai compromessa, sotto di 2 gol dopo mezz'ora, si guarda più alla prospettiva che al presente. Sì, sicuramente, anche quando siamo entrati io, Simone Lucchetti, Antonio Saurro, e ha cambiato anche un under il mister, ha messo dentro Rovinelli, siamo entrati con un piglio di volerla riprendere prima, ma poi anche quando abbiamo fatto 2 pari, anche io con il capitano De Angelis a urlare a tutti che la volevamo portare a casa a bottino pieno, perché come detto questa squadra comunque non si accontenta, vuol provare sempre a prendere il massimo. Ovviamente ci sono anche gli avversari e non sempre ci riusciremo, però vogliamo fare il massimo, poi dopo quello che sarà sarà. E ovviamente una squadra con questa conformazione attira magari anche pubblico. Sì, diciamo che Santoso storicamente non ha avuto mai un grandissimo pubblico, però piano piano si sta avvicinando. Vediamo un'immagine comunque di una frequentazione del Montesi, sì, direi adeguata. Esatto, però ultimamente giocando anche un campionato come la promozione abbiamo gli avversari dove c'hanno normalmente un pubblico su seguito. Si parlano di società importanti come Fabriano, come i Portuali, come la Pergolese stessa, che è seguita abbastanza, e quindi al sabato ci troviamo con un pubblico più numeroso di quello che avevamo qualche anno fa quando giocavamo in seconda categoria o in prima categoria. Lo sguardo ai risultati di questo ultimo turno, un quadro che ancora chiaramente, essendo alla quinta giornata, deve essere preso con un certo beneficio di inventario. Molti gol segnati, non soltanto nella gara di Marina, fa spicco il 5-2 con cui la Biagio Nazaro ha liquidato il Valfoglia in questo senso, ma anche il 3-3 della Portuale in casa con il Barbara Monserra è un risultato in qualche modo eclatante, 2-2 fra Villa San Martino e Gabice Gradara, il Pergolese pareggiato sul campo del Vismara che vi aveva appena dato un dispiacere. C'è qualche risultato che vi sorprende in particolare, Tanfani? Onestamente è la prima volta che li vedo questi risultati, non sono uno che guarda troppo molto queste attento, cose, cioè a noi ci basta, come ho detto prima, aspettare il sabato e dare il tutto per tutto il sabato. Logicamente è una categoria più tosta, da dove quella che l'anno scorso io ho fatto la prima categoria, che ci eravamo un attimo allontanati con, sì, Tony, poi ci siamo subito ritrovati. È una categoria dove comunque non ci sono i Messi e Ronaldo di turno, quindi i risultati, i marcatori, queste cose non tendono molto. Lasciano un po' il tempo che trovano. Sì, lasciano il tempo che trovano. Ogni partita, secondo me, è a sé, alla sua e quindi storia. Devi dare il 100% ogni sabato. Canapini invece questi risultati li avevano. Sì, sì, io li seguo in modo più, diciamo, capillare. E che valutazione ne ha fatto? Beh, sì, comunque più o meno il campionato sta rispecchiando un po' quello che noi avevamo in mente. Le squadre davanti, lo stesso Fermignano, i Portuali, la Biagio Nazaro, sono squadre costruite per proponiamo stare... anche la classifica, sì, questo riguardo. Sono squadre costruite per stare lassù, quindi è vero che stiamo giocando solo ancora la quinta giornata, però come vediamo già il Fermignano si trova primo in classifica, dietro il Portuali e Moie, sono tutte squadre costruite per fare i playoff, per stare lì davanti. Quindi tra quelle che rincorrono può essere il Fabriano Cerreto, la squadra che ha ancora margini di progresso importanti?
Sì, sicuramente. E comunque il Fabriano deve recuperare una partita, quindi adesso ha 7 punti, se dovesse vincere si ritrova a 10 punti secondo in classifica, quindi il Fabriano è una squadra costruita per stare lassù. Tra le squadre, tra le altre squadre della provincia, quella che può davvero arrivare lontano è proprio la Fermignanese attualmente in testa? Sì, perché ha mantenuto l'ossatura dello scorso anno, ritoccando in particolar modo l'attacco, ha preso i due attaccanti che lo scorso anno erano a Kappa Sport, Vegliò e Cinotti, e in più ha preso il portiere sempre del Kappa Sport, Celato, quindi mantenendo l'ossatura dello scorso anno e aveva fatto bene, migliorando l'attacco, secondo me si trova una squadra per lottare lì davanti. E guarda caso il prossimo turno cosa propone? La sfida fra Sant'Orso e Fermignanese. Che partita sarà, Tanfani? Bella! Uno fisso, speriamo. No, come dicevo prima, io mi aspetto di giocare sempre tutti i sabati delle belle partite. Come dicevate prima, giustamente, c'è sempre più gente a Sant'Orso a seguire le partite. Comunque la società sta mettendo su un bel campo sportivo in generale, lavori tutte le settimane, si impegnano nel non farci mancare niente. Quindi secondo me sarà una bella partita davanti a tanta gente e per dare il tutto. È una bella sfida anche fra attaccanti, mi pare di capire. Cinotti sì, lo conosco, Vegliò meno, però sì, a me queste sfide piacciono, logicamente. Quando ti confronti con gente magari che dicono anche che sono più bravi di te, è proprio lì che devi dimostrare che non sei da meno. Alla guida del Sant'Orso, non l'abbiamo menzionato, ma lo facciamo ora, c'è sempre Fulgini, una scelta nella continuità dettata da cosa? Dettate dai risultati, prima di tutto, perché Fulgini a noi ci è arrivato, abbiamo fatto la scelta verso novembre di 2 anni fa, con lui abbiamo avuto la possibilità di vincere il campionato di prima categoria e lo scorso anno da matricola abbiamo fatto un ottimo campionato sfiorando i playoff e quest'anno potevamo solo che confermarlo. Stiamo andando abbastanza bene, siamo secondi in classifica, i presupposti secondo me sono positivi, sono buoni perché la squadra è strutturata bene, quindi vediamo adesso i prossimi risultati a partire da sabato. Come hai detto, subito abbiamo un test importante che è la Fermignanese in casa. Su cosa insiste in particolare questo allenatore? Sulla forza mentale e agonismo, concentrati, vuole 11 uomini che remano tutti insieme dalla stessa parte. E lui fa sempre il paragone con una catena che se un anello si rompe, sai, o l'aiutano l'altro oppure bisogna comunque, sai, fare posto agli altri, visto che comunque in questo calcio ci sono 5 cambi. Punta molto sull'agonismo, punta molto su queste cose, sulla forza del gruppo. Ed è un gruppo coeso quello del Sant'Orso, un gruppo a prova anche di asperità che nel corso di una stagione ci sono. Sì, decisamente sì, tutti bravi ragazzi che saluto, tutti bravi ragazzi, non c'è il classico galletto con la cresta più alta che deve avere sopravvento sugli altri, quindi bravi ragazzi, quasi tutti di Fano, anche quelli che vengono da fuori hanno la stupidità nell'inserirsi bene nel gruppo e quindi si va gli allenamenti, ecco, col sorriso comunque. Tu sei di Sant'Orso, hai giocato nel Sant'Orso all'inizio, poi ci sei tornato, questa è la tua terza avventura a Sant'Orso, ma credo forse alla fine la più stimolante in assoluto. Certo, giocare per i colori di casa comunque da sempre, e poi in promozione. Da sempre più gusto, in promozione, abbiamo vinto il campionato, quando abbiamo vinto il campionato c'ero anch'io, e sono lì da quando ho 6 anni, quindi da fare i pulcini, ho fatto le mie esperienze in giro, come secondo me è giusto che sia, per poi dopo a rincontrarci con Tony, mi ha dato la possibilità di tornare e ci siamo ritrovati subito con una stretta di mano quest'estate, sì. Non ci è voluto tanto. E hai trovato una società cresciuta nel frattempo? Sì, tanto come tutti, ogni anno che passa si migliora, ogni anno che passa mancano sempre meno cose a Sant'Orso per essere una società, anche per puntare piano piano a qualcosa di più, perché è una società che non fa mancare qui nulla. Qui tra l'altro stavi scattando una foto. Ho fatto un gol fortunato perché il portiere stava rinviando e non credeva che andava a pressare, invece lo sono andato a pressare e gli ho fatto una bella foto come a biliardino, un po' di goliardismo. E a proposito di cose che mancavano e che non mancano più, c'è da qualche giorno ormai in funzione il nuovo impianto con il fondo in sintetico, una sorta di supplementare del Montesi, fino all'anno scorso in terra battuta o qualcosa di simile, e che adesso, qui vediamo le immagini dell'inaugurazione, si presterà non soltanto all'attività giovanile che è sempre molto estesa,
ma anche all'attività della prima squadra, perché sappiamo bene, anche se stiamo affrontando una coda di estate interminabile, che prima o poi il maltempo arriverà, che non bisognerà pregiudicare più di tanto il fondo principale, e a questo punto il sintetico su un campo laterale rappresenta una valvola di sfogo indispensabile. Sì, per noi era fondamentale, fondamentale per preparare la settimana, per preparare la partita per la domenica, sia per la prima squadra e anche per tanti ragazzi che noi abbiamo, sopra 300 bambini. E mi è dispiaciuto se domenica non esserci perché avevo un altro impegno. Cerimonia molto partecipata. Esatto, vediamo. Mi hanno riferito che c'è stato un sacco di bambini, un sacco di gente, quindi è stata una bellissima manifestazione e sicuramente il tempo ci ha aiutato in questo anche. Tra l'altro il campo è di dimensioni tali per cui anche la prima squadra può sviluppare un lavoro compiuto su quel fondo. Sì, sì, abbiamo cambiato dal giorno alla notte rispetto agli anni passati, dove ci allenavamo su un campo comunque di terra, c'erano diversi infortuni. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere questo campo in sintetico e si sta vedendo, secondo me, anche la differenza come prepariamo le partite, come possiamo preparare le partite, schemi, calci d'angoli, partite quasi reali, perché comunque è una grandezza di quasi un campo reale, ma sta facendo la differenza questa cosa e alla lunga, secondo me, pagherà ancora di più. Quindi si può dire saranno punti in più. Ci auguriamo, noi ci auguriamo. Speriamo. Grazie ad Antonino Canapini, vicepresidente del Sant'Orso 1980, grazie a Nicola Tanfani, grazie attaccante del Sant'Orso, grazie a voi per averci seguito in questa prima puntata della seconda stagione e vi aspettiamo la settimana prossima.